Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo video per parlare di Watch Dogs Legion, perché è ufficiale, Ubisoft ha ufficializzato l'esistenza di questo terzo capitolo della serie di Watch Dogs, che verrà presentato ovviamente il 10 giugno in occasione della conferenza Ubisoft all'ormai imminente E3. Un titolo che dovrebbe portare con sé parecchie novità e che dovrebbe in qualche modo stupirci un po' tutti. Sono seriamente e sinceramente esaltato all'idea di quello che potrebbero mostrare. Perché per il momento tutto ciò che sappiamo ufficialmente è che il gioco esiste e che Ubisoft ha celebrato, diciamo, questo annuncio con la dicitura su Twitter God save the NPCs, ovvero che Dio salvi gli NPC. Perché questa particolare dicitura? Perché a quanto pare i rumor relativi alla possibilità di controllare qualsiasi personaggio secondario nel mondo di Watch Dogs sono effettivamente credibili. Cioè, se ne è parlato qualche giorno fa, non so se avete seguito. In sostanza, le voci di corridoio davano per certa la possibilità di utilizzare in qualsiasi momento durante l'avventura qualsiasi personaggio secondario per perseguire quelli che poi saranno gli obiettivi di gioco. Una caratteristica che a quanto pare avrebbe anche condizionato lo sviluppo del gioco al punto tale da posticiparlo, da ritardarlo nel corso degli ultimi mesi. Quindi, insomma, una funzione molto importante, molto preponderante nell'economia di gioco generale, una funzione che dovrebbe in qualche modo darci finalmente una ventata di grande freschezza all'esperienza. Adesso, non è chiaro se questo implicherà che non ci sia un personaggio principale e che quindi saremo semplicemente il grande fratello, saremo in qualche modo, no? Oppure se ci sarà un personaggio principale accompagnato dalla possibilità di controllare un po' chiunque. Però resta il fatto che, al di là di come poi sarà questo tipo di caratteristica, è sicuramente qualcosa di completamente nuovo, non solamente per la serie di Watch Dogs, ma per gli open world tutti. Per cui sarà veramente intrigante e devo dire che in un periodo in cui Ubisoft, spesso ve l'ho detto, insomma, non mi colpiva particolarmente per la sua staticità. Ecco, perché in tanti brand si tendeva sempre a riproporre le stesse dinamiche, gli stessi concept, eccetera, eccetera. Con Watch Dogs Legion sembra che vogliano veramente fare un passo avanti, serio, concreto e finalizzato a migliorare ampiamente quella che è l'esperienza offerta dai precedenti Watch Dogs. Per cui, curiosissimo di vedere che cosa accadrà, ansioso di vedere che cosa accadrà, perché sarà se questo tipo di funzione dovesse essere realizzata così come ci è stato prospettato da leak, rumor, eccetera, potremmo essere veramente di fronte a un gioco straordinario. Comunque, ne parleremo ovviamente nei prossimi giorni perché appunto non mancheranno poi approfondimenti, specialmente durante i giorni delle tre, per cui restate sintonizzati e fatemi sapere ovviamente nel frattempo cosa ne pensate, cosa vi aspettate, cosa vi piacerebbe vedere in questo Watch Dogs Legion e cosa invece magari vi crea un po' di timore, avete paura che qualcosa non possa funzionare. Io devo dire che adesso, piccola postilla finale, il fatto che il gioco a quanto pare sia stato rimandato almeno una volta internamente senza che nessuno sapesse nulla perché il concept richiedeva grande lavoro in più è un buon segno, secondo me. Poi, ovviamente, vedremo insieme. Per cui, niente, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento. Alla prossima.